Il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì ha presentato questa mattina in cittadella regionale a Catanzaro il Virtual Tour, un tour virtuale tra le bellezze della Regione Calabria. Sì, guardi, è un virtual tour che peraltro io ho avuto modo di controllare subito dopo e di poter vedere subito dopo l'impaginazione, chiamiamolo in questo modo. Sono 12 siti che sono divisi tra vari generi, da quelli religiosi ai castelli, insomma c'è una cosa molto bella di cui parleremo fra poco, ed è un modo per presentarci a distanza al mondo, perché a volte la foto, pur anche patinata in bei libri, bei volumi eccetera, intanto non arriva a tutti e comunque non rende giustizia. Il riuscire ad entrare in maniera virtuale, addirittura con gli occhialini speciali, entrare come se fossi proprio nel luogo, è un modo per presentare in maniera virtuale, reale, dei siti che poi possono essere finalmente, possono diventare, diciamo, appetibili, apprezzabili, e quindi poi possono essere visitati con il successivo viaggio in Calabria. Avete già dei numeri sulla stagione turistica attuale, come sta andando? Guardi, sta andando molto bene e sono convinto che finirà anche molto bene, perché abbiamo anche constatato che abbiamo numeri vivibili e bassi per quanto riguarda contagi e ricoveri. Io quello che posso continuare a chiedere, e lo farò fino allo stremo, e che tutti quanti noi rispettiamo le regole, che sono minime, la mascherina e il distanziamento, soprattutto i più giovani per favore, e poi coloro i quali pur non Novax ma ancora in dubbio, che non abbiano ancora, non si siano sottoposti alla vaccinazione, per favore lo facciano, perché è una copertura sicura e che peraltro allevia molto in questa fase, proprio dai possibili invece problemi che ci dà il Covid. Troppa gente nei locali, Presidente. Guardi, io non so se è troppa gente nei locali, io so che ancora c'è purtroppo qualcuno che non si è vaccinato. Abbiamo superato i 2 milioni di somministrazioni, con un'altissima percentuale anche di doppia somministrazione. Questo alla faccia di coloro i quali che ci davano quasi per morti all'inizio dell'estate. Siamo passati dai 1.200 vaccini del mese di più o meno di marzo ai 20, 22, 23, 19 mila vaccini al giorno di queste settimane. Sono molto contento, anche di aver creduto forse più di altri nella possibilità di organizzare sia gli hub vaccinali sia i team vaccinali del Ministero della Difesa e dell'Esercito, sia quelli mobili che quelli stanziali, che ci hanno dato una grossissima mano e che hanno portato tanta fiducia nelle nostre popolazioni. Quindi si continui così. Scusi.